Le delusioni non si contano più, a dir poco sconfortanti le ultime prove, soprattutto quella di Recanati. È inutile tuttavia rimuginare. Ora la responsabilità passa alla squadra, ai singoli calciatori, dai quali ci si aspetta una decisa reazione, che poi è il minimo sindacale. All'Adriatico arriva la Carrarese, non è esattamente l'avversario giusto per ripartire. Il team toscano è tra i più in forma, con Calabro subentrato ad Alcanto. I mermiferi hanno letteralmente cambiato passo e sono tuttora imbattuti. 6 vittorie e 3 pareggi. La classifica dice terzo posto con 56 punti, 38 in casa, 18 in trasferta. Dunque urge ritrovare solidità e compattezza. Bucaro. Da una decina di giorni, almeno da quando sono io il responsabile, che stiamo lavorando su alcuni concetti, soprattutto per i difensori, perché sappiamo tutti che col mister si gioca principalmente per andare in avanti, e quindi qualcosina dietro abbiamo un po' lasciato andare. Adesso ci stiamo lavorando, però i gol presi, anche il secondo che abbiamo preso a Recanati, è figlio del momento purtroppo che non stiamo vivendo bene. Abbiamo sbagliato qualcosina che in tempi poco tempo fa non avremmo concesso queste situazioni. L'avversario nostro siamo noi stessi, perché siamo noi, dobbiamo ricompattarci, riconquistare autostima, che te la può dare anche un risultato positivo nella partita imminente che andremo a giocare. Sono tutti convocati, fatta eccezione per Vergani e Sasanelli. Probabile 11, Plizzari tre pali, in difesa Floriani, Pellacani, Di Pasquale e Milani. A centrocampo Aloi, Squizzato e l'ex Tuniov, davanti Merola, Cuppone e probabilmente Meazzi, naturalmente finto esterno. In questo caso panchina per Cangiano e a Cornero. Carrarese priva del suo attaccante più prolifico, Giuseppe Panico, 10 gol, fermato dal giudice sportivo. Altresì indisponibili Maccherini, Morosini e l'ex Giannetti. Sistema di gioco 3-4-2-1. Bleve tre pali, in difesa l'ex Ijanes, Di Gennaro e Imperiale. Sulle fasce Zanan e Cicconi. A metà campo il tandem Capezzi-Schiavi, tra le linee la mezzala mancina Palmieri e Finotto, rinforzo di gennaio, alle spalle di Capello, che in realtà svaria su tutto il fronte offensivo. Squadra fisica, esperta, fuori casa i toscani non sono imbattibili. 18 i punti finora conquistati lontano dallo stadio dei Marmi. Nelle 4 gare esterne della gestione Calabro, una vittoria 3-1 sul campo dell'Entella e 3 pareggi, 2 a reti bianche contro Vis, Pesaro e Pineto, ed 1 per 2-2 ad Ancona. Sicuramente vivono un momento positivo, un momento importante, quindi dobbiamo stare pronti. Però per noi, come ho detto prima, è vero, non voglio snaturare la forza dell'avversario, però sicuramente dipende più da noi che dall'avversario, perché se pensiamo all'avversario potremmo partire già un po' negativi. Non è così, perché noi abbiamo le nostre qualità e dobbiamo cercare di mettere in difficoltà l'avversario, che in questo momento non dico che è il più in forma, ma è quasi il più in forma del campionato. Anche col presidente dei confronti positivi, sia con la squadra che con l'allenatore, col direttore ci vediamo ogni giorno, quindi ci confrontiamo ogni giorno, c'è fiducia nei confronti dei ragazzi e nei confronti dell'allenatore. Ma è normale che in questo momento deve essere l'allenatore in primis e la squadra in un secondo momento a ricambiare marcia, perché io sono convinto che questa squadra ha delle qualità notevoli. Sono sicuro che sin da domani cambieremo marcia e riusciremo a rifare quello che abbiamo fatto in parte in campionato. Soltanto 2 i precedenti all'Adriatico, altrettanti pareggi nelle immagini. 2 febbraio 2022 il Pescara di Gaetano Auteri sblocca il punteggio con la complicità del portiere Vettorella su tiro di Marco Pompetti. Nella ripresa il pareggio di Elia Petrelli, tocco morbido a scavalcare il sorrentino. 1 maggio 2022, debutto nei playoff, Pescara avanti con Cernigoi, splendidamente assistito da Zappella. 1-1 al 20esimo grazie alla diagonale di Pasciuti, sorpasso ospite al 34esimo, prodezza di Dauria. In questo momento biancazzurri eliminati, ma a 10 dal termine rimette a posto tutto ancora Cernigoi, servito da Pontisso.